Allora stavamo dicendo, andavi a Roma. No, andavo, dovevo andare. Ah, non ci sei andato più? No, perché con 500 lire all'epoca la benzina costava 100, 110 lire. Dove arrivava? Palmontone, non so, la biga. Addirittura? Sì, dove arrivava con 500 lire. Costava tanto, cioè si consumava che, tanto la macchina. Rispetto a quello che mi dava mamma, 500 lire. Ah, se mi lasciavo quelli... I tuoi? Io andavo pure a Milano. Pure a Milano. Ecco, domani ma sei così, dopo bene, cambia un po' la vita. Ascolta, ti posso dire una cosa, giusto parlando? Io quando ero bambino facevo la terza elementare e il pomeriggio, fatti i compiti, uscito da scuola, fatti i compiti, mi andavo a insegnare, a imparare il mestiere e andavo da un falegname. Questo qua mi dava 50 lire la settimana. Però non me li dava il sabato quando finivo di lavorare, mi diceva vieni domenica mattina in piazza che ti do i soldi. Allora io andavo la domenica mattina tutto euforico, poi questo qua dice vamma a comprare questo, portamela a casa, vamma a comprare quest'altro, vamma a comprare sigarette. Poi davanti a tutti che c'era una caterba dei soldi spicci, ci trovava 50 lire e me li dava. Io tutto contento e felice e andavo avanti. A distanza di 30 anni e passa... Una volta mia madre, buonanima, stava raccontando questo fatto ai miei figli. Dice, sapete, io a vostro padre per fargli imparare il mestiere che ho dovuto fare, io devo dare 50 lire al falegname per fargli dare a lui, e lui invece che faceva? Prendeva le 50 lire dal falegname e le dava a me. Praticamente quelle 50 lire giravano. Io mi andavo a imparare. Mia madre raggiungeva lo scopo che non stava in mezzo alla strada e il falegname si ritrovava un ragazzetto di bottega senza che c'è una lira. Oh, adesso Remo, tu mi devi raccontare come hai conosciuto tuo marito, perché Ferentino si dice che ci sono delle bellissime ragazze, però tu già ho notato che andavi a Roma, ma andare a finire in Toscana, me lo spieghi perché? O non stava in Toscana tua moglie? Toscana è... Me lo spieghi, ce lo puoi spiegare perché? Niente, io stavo a Siena. Ma cioè, che lavoro facevi? Il trasportatore. Il trasportatore, che poi con il calcio hai smesso comunque. Sì, smisi perché fui operato al ginocchio, al menisco e non hai potuto più giocare. Quindi hai fatto l'autotrasportatore. Sì, sì. C'avevo l'autotreno. Facevi le linee, insomma. Sì, facevo la linea e prendevo, lavoravo su Siena perché il materiale, sempre edile, da Siena a Arbia a Roma. Quindi facevo sempre quello. A forza di fare su e giù, rimasi incastrato. Cioè, spiegaci. Tua moglie non è d'accordo. Vedi, mia moglie, adesso lo posso dire. Poi vi farò vedere anche la foto che ce l'ho fuori. Era una bella ragazza. Ma ancora adesso, Dio la benedica, è una bella donna. Figurati da giovane. Quindi io mi innamorai. Come al solito o veramente? No, veramente. Quella volta veramente. Veramente. Niente. Nacque Stefano. Che è il primogenito. Sì, nacque a Siena Stefano. Quindi, dove vi siete conosciuti però? Non l'hai detto. Vicino all'abbazia di San Galgano. E non mi ricordo più come si chiama. Vieni che... Andavate a ballare, quindi. Vi siete incontrati come si incontrano tutti i giovani. Esatto, una sala da ballo. Poi da cosa nasce cosa e... Ma la cosa importante è che io mi sentivo talmente sicuro. In che senso sicuro? Data l'età. Questo è importante. Avevi 28 anni. Io avevo 28 anni. Lo sta dicendo tua moglie, non che io lo sappia. No, lo sai. No, lei me l'ha detto a me adesso. Ah, te l'ha detto già? Sì. Dimmi. Ne aveva 12 in meno. 12. E questo è importante. C'hai saputo fare comunque. E ho detto, ma vuoi essere che io sia tanto stupido da farmela scappare? Abbiamo messo il chiodo. E dove ti sei sposato, Remo? Su, a Chiusdino. Quindi a Chiusdino che... Poi ti farò vedere perché c'è un volume di Chiusdino. Chiusdino si chiama il paese? Sì. Tua moglie è di Chiusdino? Di Chiusdino. In provincia di Siena. Di Siena, sei senese comunque. Ed è il paese dove c'è l'abbazia di San Calgano, che è famosa comunque. E ci conoscemmo, era una bella... Remo, io oggi mi sono portato una collaboratrice della radio che si chiama Veronica.
e ti sta ascoltando con enorme interesse, perché queste sono cose belle. Ecco perché noi abbiamo fatto questa rubrica Il cittadino si racconta, perché una volta fra 100 anni, quando non ci sarete più voi, la gioventù di oggi non sa nulla del passato, e del passato dei nostri avi. Sì che ci sono i libri, ma come noi sappiamo tutti, i libri oggi non li tocca più nessuno, perché noi, vedi, io vedo una bella enciclopedia qui da te. Io, quando i miei figli avevo delle enciclopedie, che facevo la raccolta settimanale, li facevo rilegare, tutto qua. Poi gli ho detto, dico, regà, ma queste le volete? Ho detto, papà, se io prendo il computer, vado su Wikipedia e mi trovo tutto ciò. Praticamente avevano una enciclopedia online, che tu dici della parola santa, lei te la dà, te la fa stampare, la tecnologia. Come per esempio stavo dicendo in un'altra trasmissione, che i ragazzi oggi portano le calcolatrici nelle scuole, quindi mentalmente sono incapaci di intendere e di volere la matematica, o no? È così. Quello che dici, sì, sono convintissimo. Eravamo arrivati a Stefano, il primogenito, nacque Stefano. Dove è nato Stefano Re? A Siena. Sempre a Siena. Perché tu risiedevi allora, a Siena comunque. Lo svedano. No, tua moglie dice di no, Re. Ricordati bene. Siena. No. Ah, lei non voleva venire. Intanto era semplice. Lei non voleva venire a Trentino. E tu non volevi andare là. Però tu là ci andavi. No, io non volevo tornare qua perché volevo stare con lei. E allora com'è che sei ritornato? Poi? Perché l'ho convinta. Cioè, no, fammi capire, tu hai detto che non volevi ritornare a Ferentino. E perché lei che non voleva venire a Ferentino. E quindi tu per amore. Saresti rimasto. E invece poi come fu che decideste di venire a Ferentino? Perché Stefano, piccolo, voleva conoscerlo mamma, insomma, la nonna, no? Pure qui. Vabbè, bastava portarlo una volta e poi riportarlo. Adunque. Era mammone. No, quando viene qui. Lui, sì. La scusa era di Stefano, tu eri mammone, pure io ero mammone. Solo voi quanti fratelli siete, eravate? Sette. Sette fratelli. E tre sorelle. E tre sorelle, quindi un gruppo di 10, perché non c'era televisione all'epoca. All'epoca. E quindi... Tu portassi Stefano da tua madre e poi... Hai capito? Comunque tu ti sei fatto abbindolare bene, perché lui lo sapeva, era conscio di quello che faceva. Però importante, e questo lo dico perché potrei dimenticarlo, che sono esattamente 57 anni che viviamo insieme con grande amore, almeno da parte mia. Mai uno screzio, da parte mia, da parte sua non lo so. Vabbè, ognuno dice così. No, io dico la verità comunque. Adesso ti racconto una cosa. Una volta stava moglie e marito, il marito era sul letto di morte. La moglie, allora lui fa la moglie, dice, Antonietti, senti, dimmi se mi hai mai fatto le corna. Dice, su, ma che vai pensando? Su, ma pensa a te. Ha detto, no, ma io sto morendo adesso, dimmelo se mi hai fatto le corna. Ha detto, beh, ma poi se non ti muori...